Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Pescara, dove questa mattina c'è stato un presidio di CGIL Rifondazione Comunista e di rappresentanti delle comunità di Senegal e Bengala per chiedere l'apertura del nuovo mercatino etnico nel capoluogo adriatico. Successivamente c'è stato anche l'incontro con il sindaco Marco Alessandrini. Ci racconta la mattinata Paolo Renzetti. A distanza di un anno dallo sgombero del mercatino etnico delle aree di risulta, occorrono risposte certe con la conclusione del percorso avviato dall'amministrazione comunale per rendere operativa al più presto la soluzione trovata con il nuovo mercatino da riaprire sotto il tunnel della stazione. Questo è il senso del presidio di questa mattina sotto Palazzo di Città a Pescara da parte dei rappresentanti della CGIL, di Rifondazione Comunista e delle comunità degli immigrati bengalese e senegalese. Noi è un presidio pacifico. Giusto, sono due cose che chiediamo. Uno, non contro la giunta comunale di Pescara, contro il consiglio comunale di Pescara, per poter ridare le risposte che noi attendiamo già da tanto. Quali sono le persone adesso presenti? Sono due comunità, senegalese e bangladese. Per quanto riguarda tutti quanti, sono lavoratori autonomi, in cui bisogna dare la possibilità di poter svolgere la loro attività. Poi due, per quanto riguarda la stazione, mercato che è già sgombrato, vogliamo la risposta. Siccome la destra sta cercando di strumentalizzare questa situazione, non la vogliamo. Tre, vogliamo un tavolo permanente per poter dare le risposte a tutte le problematiche inerenti al lavoro autonomo. Quanti sono gli ambulanti che sono rimasti dall'anno scorso dopo la chiusura del mercato senza lavoro? Sono tanti, sono 120. E noi partecipiamo a una cosa di diritto per gli stranieri, per fare, per anche, vedi, è venuto tanta gente che lavorava tanti anni, più di 30 anni loro lavorava, adesso ho perso l'apposto, per loro problema di famiglia, perciò di questo. Incontrerete il sindaco, cosa chiedete al sindaco di Pescara? Noi chiederemo semplicemente al sindaco di Pescara quello che ci ha promesso un anno, esattamente 2 settimane fa. Cioè di riaprire uno spazio di lavoro per i senegalesi che sono stati, diciamo così, separati dal loro luogo di lavoro, dalla loro fonte di vita. Questo ci ha portato a una situazione di limite. Noi diciamo al sindaco che bisogna riaprire velocemente questo mercato, perché i tempi iniziali erano 3 mesi, adesso siamo a 1 anno. Tu prova a immaginare semplicemente un padre di famiglia che rimane 1 anno senza risorse di vita. Vogliamo favorire politiche di integrazione, vogliamo farlo attraverso naturalmente percorsi di piena legalità. Su questo fronte noi siamo, ripeto, al lavoro da tempo. Certamente la disponibilità a un confronto ampio c'è sempre stata e la ribadisco anche in questo momento, in quanto credo che più che mai oggi su questa materia sia necessario il dialogo e non le palizzate intese come contrapposizioni, talvolta anche un po' troppo ideologiche. La soluzione resta quella del nuovo mercatino sotto il tunnel della stazione? La soluzione su cui stiamo lavorando è quella così come individuata anche da una risoluzione del Consiglio Comunale, nella cui direzione continuiamo a muoverci, perché nell'ambito delle opzioni sul tavolo quella resta la migliore possibile. Ora ci spostiamo a Giulianova, dove il sindaco ha annunciato questa mattina che ha azzerato le deleghe agli assessori che restano temporaneamente in carica in attesa della verifica di maggioranza per capire quale futuro avrà l'amministrazione Mastromauro, che è al secondo impegno nel governo della città. Sentiamo il servizio. Delega agli assessori azzerati al comune di Giulianova, dove il sindaco Francesco Mastromauro si appresta a dare il via al terzo rimpasto dopo quello del 2011 nel primo mandato e quello del novembre 2015 nella seconda consiliatura. Il sindaco assicura tempi brevi con i gruppi di maggioranza già convocati per le giornate di mercoledì e giovedì. Il primo cittadino vuole mettere in piedi un percorso di verifica della maggioranza in consiglio comunale, chiarire cioè se ci sia la volontà di continuare a realizzare quanto messo nero su bianco
bianco nel programma Giulianova 2020, con cui vinse le elezioni del 2014, con particolare attenzione alle manutenzioni della città. Un confronto programmatico ma anche politico, visto che c'è la necessità di reintegrare l'assessore al bilancio dimessosi a gennaio, ma anche di capire le reali intenzioni del gruppo di Civicamente, che qualche giorno fa ha votato contro il documento di bilancio redatto in prima persona proprio dal sindaco che ha la delega ad interim. Poi c'è la questione Giulianova Patrimonio, senza amministratore unico a seguito delle dimissioni di Filippo Di Giambattista, finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione Castrum. Tutto finirà quindi sul tavolo di confronto con le forze politiche in un momento delicato per Giulianova, sconvolta da questa inchiesta giudiziaria sulle presunte mazzette negli appalti. Una città offesa, dice Mastro Mauro, pronta a dichiararsi parte lesa. Indubbiamente, se ci sono delle difficoltà voglio capire di quale natura sono. Se è programmatico ci confronteremo, il programma sta lì e quindi voglio capire se c'è la volontà di continuare fino alla fine nell'amministrazione della cosa pubblica, che lo ricordo ha già consumato i 2/3 della seconda avventura proprio in questi giorni e che si appresta a impegnare l'ultimo terzo. Influisce su questa verifica l'inchiesta in corso, l'operazione Castro? Questa verifica l'avevo già programmata, lo sapete tutti, prima dell'operazione Castrum. Operazione Castrum è una vicenda giudiziaria, nei confronti della magistratura c'è massimo rispetto e attenzione, deve fare il suo corso, le accuse formulate sono pesantissime, offendono e feriscono la città e l'amministrazione comunale, che è parte lesa. In questa vicenda sicuramente c'è solo un aspetto, rilanciare ancora di più l'azione amministrativa, fare chiarezza, trasparenza in questo ambito. Il 30 maggio scorso ho chiesto al dirigente, all'assessore e al presidente della commissione urbanistica di verificare l'iter amministrativo, di farlo di nuovo, di tutte le vicende che sono al vaglio della magistratura. Andiamo avanti e restiamo alla politica in provincia di Teramo. Nell'impegno politico sono e sarò nel Partito Democratico, ma non sono disposto più a sopportare attacchi. Così il consigliere provinciale del PD di Teramo, Maurizio Verna, che questa mattina ha deciso di raccontare la sua verità sulla situazione all'interno dell'amministrazione della provincia di Teramo. Fino a quando rimarranno queste condizioni, ha detto, in consiglio provinciale mi impegnerò nelle scelte che mireranno a tutelare gli interessi di Teramo Capoluogo e la dignità delle comunità del PD di Roseto, Tortoreto e Martinsicuro. Ascoltiamolo. Ormai dopo 4 mesi che ho denunciato una situazione definita imbarazzante non solo da me ma da molti altri, insomma, si arriva a un punto finale, perché insomma, poi c'è un limite anche a tutto, e alla sopportazione in modo particolare. Insomma, in questi 4 mesi ho evidenziato un'anomalia che si era creata in amministrazione provinciale dopo delle promesse fatte dal Presidente della provincia circa un accordo con una lista civica che ha appoggiato la stessa amministrazione, di appunto avere un rapporto politico che potesse portare i propri frutti a Roseto ma anche alle future elezioni comunali. Questo purtroppo non sta avvenendo, questo accordo ha fatto acqua da tutte le parti, sia dall'inizio, insomma, infatti questo l'ho evidenziato. Purtroppo siamo arrivati ad oggi, ad un giorno prima da un'importante scadenza che è il Consiglio Comunale di Teramo. Io questa azione la voglio fare oggi perché appunto vorrei che qualcuno sperasse che domani cada l'amministrazione Brucchi e quindi Maurizio Verna, cioè chi ha posto il problema per primo, se ne vada a casa. E quindi lo voglio fare oggi nelle mie piene facoltà di consigliere provinciale, uscire da questa maggioranza nel quale non mi riconosco, perché appunto c'è chi lavora quotidianamente contro il mio partito, contro i miei sindaci, contro i miei candidati sindaci. Sarò indipendente in provincia, ho chiesto al segretario provinciale Gabriele Minossi, che ringrazio per l'impegno profuso in questa vicenda, di poter costituire un gruppo consigliare in provincia col nome Partito Democratico, perché mi ci rivedo pienamente, approvo tutte le scelte che vengono fatte, sto mantenendo una linea dettata dal Partito Democratico, quindi spero che mi venga accolta questa richiesta perché mi sento pienamente partecipe di questo progetto. Niente, purtroppo è una situazione che si è venuta a formare. Io ho sperato
poter risolvere prima, ma vedo che non c'era la volontà per poterlo fare. Adesso ci spostiamo all'Aquila, restando sempre alla pagina politica. Tante le criticità per l'amministrazione Cialente, ma non è una critica politica, secondo il presidente della Commissione di Garanzia e Controllo, Raffaele Daniele. Dal progetto case all'aeroporto, tutti i numeri sono stati snocciolati, li sentiamo nel servizio di Daniela Rosone. Una commissione, quella di garanzia e controllo, presieduta da Raffaele Daniele, che è costata meno alla collettività producendo buoni risultati. Così il presidente della commissione, che ha evidenziato le criticità dell'amministrazione Cialente negli ultimi anni, prendendo per ogni anno una problematica. Dal 2012, con la situazione del centro turistico, è il risultato di aver mandato a casa un CDA con un'inchiesta della Procura. Nel 2013, le lacune del progetto case, con un accesso agli atti dell'Enel per vedere quanti alloggi fossero effettivamente occupati. E poi nel 2014 l'incresciosa questione dell'aeroporto di Preturo, con la convenzione con la Express e i 100.000 euro del comune per apparecchiature mai installate e soprattutto con un aeroporto mai effettivamente operativo. Ci è sembrato giusto nei confronti dei cittadini, visto che la commissione è un costo per i cittadini, far vedere come sono stati spesi i loro soldi. Premesso che la commissione di garanzia e controllo è quella che è costata di meno di gran lunga rispetto a tutte le altre, perché si è riunita soltanto quando ce n'era veramente bisogno, abbiamo fatto vedere un attimino di cosa ci siamo occupati, quindi abbiamo parlato del Gran Sasso, del progetto case, dell'aeroporto, di tutte delle strisce blu dei parcheggi, della delocalizzazione di alcune farmacie, e abbiamo fatto vedere tutta l'attività della Commissione di garanzia e tutti i risultati tangibili che la Commissione ha ottenuto in questi anni. Nel 2015 ancora la vicenda delle bollette del progetto case nella lente di ingrandimento, con la transazione con Banca Sistema, e poi l'anno successivo la questione importantissima dei subappaltatori impegnati nella ricostruzione, non pagati spesso per i loro lavori. Questione risolta con un meccanismo di esibizione delle fatture quietanziate che certificavano l'avvenuto pagamento e senza le quali il Comune non avrebbe provveduto ad erogare il SAL agli appaltatori. Non ultima la vicenda delle strisce blu, per il momento congelate e con diverse anomalie. E continuiamo restando sempre all'Aquila. Entro l'estate verrà affidato l'incarico per la progettazione e probabilmente entro l'anno sarà pronto il progetto per la realizzazione all'Aquila della centrale regionale del 118, è quanto afferma il manager della ASL Rinaldo Tordera. Il piano per la costruzione nei pressi dell'ospedale San Salvatore della sede logistica regionale del 118, aggiunge Tordera, ha subito dei rallentamenti a causa della mancata approvazione dell'accordo Stato-Regione nella precedente legislatura regionale, accordo necessario per l'utilizzazione di parte dei fondi disponibili. Tale accordo adesso in via di definizione, conclude Tordera, e quindi si è avviato l'iter nel settembre scorso e entro l'estate appunto ci sarà la progettazione. Ora restiamo ancora all'Aquila. Un giovane di 21 anni ha perso un occhio a seguito di una lite scatenatasi per motivi di gelosia. Sentiamo il servizio. Motivi di gelosia alla base del violento litigio scoppiato tra due ragazzi nei giorni scorsi in piazza Chiarino, uno dei luoghi della movida aquilana, dove si raccolgono la sera dei fine settimana anche tanti giovani universitari. Ad avere la peggio è stato un aquilano di 21 anni che a causa delle ferite riportate ha perso un occhio. L'aggressore è un minorenne siciliano, parente, stando alle prime ricostruzioni fatte, di un collaboratore di giustizia palermitano. A far scatenare la rissa, motivi di gelosia, dicevamo, il giovane non avrebbe accettato la decisione della sua ragazza di interrompere la storia e avrebbe affrontato così il suo rivale in amore. Ma dalle parole ben presto si è passati ai fatti. L'aggressore ha tirato fuori dalle tasche un taglierino, colpendo il 21enne aquilano in più parti del corpo, compreso un occhio. Alla vista del sangue poi si è dato alla fuga. Altri ragazzi presenti però hanno allertato immediatamente i soccorsi ed il ragazzo è stato trasportato all'ospedale San Salvatore, ma nonostante il tempestivo intervento i sanitari non sono riusciti a salvare l'occhio ferito. Ovviamente i familiari del giovane aquilano hanno sporto immediatamente denuncia ai carabinieri, che indagano ora sull'accaduto, coordinati dal capitano Francesco Nacca, e che anche grazie al supporto delle telecamere installate in zona stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'aggressione.
E adesso ci occupiamo di Camere di Commercio, in particolare andiamo a vedere il forum delle Camere di Commercio Adriatico-Ioniche che si terrà a Pescara e Chieti, una grande occasione di crescita per la nostra regione con la partecipazione di 45 enti camerali da più paesi. Sentiamo. Il forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico si terrà quest'anno a Pescara. Presidente, come mai questa scelta? Beh, un omaggio al territorio, un omaggio a Pescara e a Chieti, una sensibilità forte verso zone che purtroppo sono state colpite duramente dal terremoto, ed è la solidarietà dell'Adriatico e dello Ionio, di tutti i paesi, a una popolazione che merita grande incoraggiamento. Ogni anno il forum è composto da 45 camere di commercio delle due sponde, rappresenta 1 milione di aziende, per cui i numeri sono molto importanti. Ogni anno c'è un'assemblea unitaria, quest'anno è stato deciso di farla a Pescara e a Chieti, perché, come ho detto, è importante essere vicini, essere solidali, ma essere tutti consapevoli che insieme ce la possiamo fare a riprenderci e soprattutto sfruttare il concetto di superare il campanile per essere dentro il concetto della macroregione Adriatico-Ionica. L'Europa in questa regione sposta somme importanti per progetti europei ambiziosi e noi contiamo di sfruttare questa opportunità. Questo incontro, che per noi rappresenta su temi assolutamente primari un momento di confronto appunto con i vari paesi che si affacciano sull'Adriatico e sullo Ionio, e in prospettiva dobbiamo tirare fuori una progettualità che porti il nostro Abruzzo al centro dell'attenzione, e Dio sa quanto ce ne sia bisogno. Presidente Di Vincenzo, quanto è importante questo evento per le due Camere di Commercio? Ma è un evento simbolico perché le due Camere di Commercio lo organizzano insieme a 3 o 4 mesi, insomma oramai a ridosso stretto della fusione concreta delle due Camere di Commercio. E poi perché è uno dei temi centrali che abbiamo posto al centro del dibattito è quello del turismo slow, quello del turismo in bicicletta, che vede l'Abruzzo in una posizione estremamente importante perché sta realizzando la pista ciclabile alla Costa dei Trabocchi, ma la regione poi sta investendo tantissimo su tutta la ciclabilità, che diventerà uno dei prodotti turistici di punta. L'aver messo al centro di tutto il dialogo dell'Adriatico Ionio questo tema significa avere noi centralità poi in futuro nella prospettiva di costruzione di una rete interadriatica di piste ciclabili. Al via gli avvisi del fisco per i proprietari dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano. L'Agenzia delle Entrate prosegue l'attività di accertamento dei fabbricati che risultano censiti ancora al catasto terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari di questi immobili di regolarizzare la propria posizione. I titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità, ricorda la Direzione Generale dell'Abruzzo dell'Agenzia delle Entrate, avevano l'obbligo di dichiararli al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, mentre per i fabbricati che possedevano in passato i requisiti successivamente persi, la dichiarazione andava presentata entro 30 giorni alla data della perdita dei requisiti. Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni, circa 1 milione di avvisi bonari sono stati inviati ai proprietari di 800.000 fabbricati rurali, di questi 44.900 sono indirizzati nella nostra regione. Ed ora la cultura, letteratura e alimentazione sono gli argomenti principali della 39esima edizione del Premio Internazionale Città di Penne, il servizio e dei colleghi di Vestina News. 39esima edizione del Premio Penne, questa volta dedicata alla letteratura e all'alimentazione. Sì, è un tema nuovo che, come tutti i temi nuovi che abbiamo esperito negli anni scorsi, spero abbia successo, ma vedo che ha avuto un grande riscontro di pubblico e soprattutto di sponsor, perché effettivamente la gastronomia e l'alimentazione in generale è un filone che attrae sempre di più della nostra cultura italiana e regionale, in particolare dell'Abruzzo, il nostro Abruzzo, che esporta soprattutto alimentazione di grandissima qualità.
e la letteratura è sempre stata appunto ispirata all'alimentazione dai tempi di Omero fino ai nostri giorni, e oggi abbiamo due grandi scrittori che hanno realizzato due romanzi veramente importanti, veramente interessanti, che sono stati letti dalla nostra giuria popolare costituita da studenti e docenti di italiano di tutto il mondo. A distanza di 39 anni l'entusiasmo è sempre più crescente, quindi per fortuna questa è una delle poche cose che a penne stanno ancora reggendo, anzi stanno ancora migliorando di qualità. Oggi abbiamo sul tavolo della presidenza Ugo Pagliai, un grandissimo attore di teatro che, quando la televisione era veramente una cosa importante, fece anche molti sceneggiati e tutti lo ricordiamo. Oggi con la televisione commerciale purtroppo personaggi di questo calibro spesso si vedono poco in televisione. Adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dal Pescara, mercato e rivoluzione in rosa. Il Delfino inizia a mettere nel mirino gli obiettivi per l'estate, con un occhio particolare ai giovani più interessanti del panorama italiano da far crescere alla corte di Zeman. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Parola d'ordine futuro, nel senso che in casa Pescara si guarda ormai al prossimo campionato di Serie B e soprattutto ai giocatori del domani, quelli che si faranno magari con la maglia biancazzurra addosso. Non è un mistero che Zeman guardi con particolare attenzione ai prospetti che potrebbero arrivare magari dalle giovanili delle big. Prendete ad esempio la Juventus, società con cui c'è già un discorso aperto per Koulibaly, per l'avvenire, e che potrebbe completare la sua maturazione in riva all'Adriatico. Così come a parti invertite potrebbe fare Simone Muratore, il 19enne di scuola bianconera, capitano della formazione allenata da Fabio Grosso in semifinale del campionato dopo la vittoria sulla Sampdoria. Per lui anche delle convocazioni con la squadra di Massimiliano Allegri e una trasformazione in quest'ultimo periodo da centrocampista centrale a difensore. Sarebbe un profilo interessante e ottimo nella prospettiva di rinnovamento del reparto arretrato, che potrebbe subire una mezza rivoluzione. Peraltro con la formazione bianconera è probabile che in uno di questi incontri possa essere presa in considerazione una serata all'Adriatico per la presentazione ufficiale della Rosa del Delfino. In entrata, ma stavolta via Milan, potrebbe arrivare Luca Vido, impegnato e con ottimi risultati con la nazionale Under 20 di Evani nel mondiale di categoria. Tra gli azzurrini in evidenza anche altre due pedine che potrebbero interessare il Pescara. Si tratta dell'esterno difensivo Di Marco, quest'anno a Empoli, e di Orsolini, sempre via Juventus, visto che l'esterno offensivo dopo la grande annata ad Ascoli è già di proprietà della società piemontese. A proposito di Piemonte, col Torino discorsi aperti per Vittorio Parigini, anche lui esterno d'attacco. I discorsi potrebbero riguardare anche in uscita l'eventuale futuro di Cristiano Biraghi, che piace e non poco al DS Granata Petrachi. Insomma, si prospetta un profondo cambiamento del Pescara in un'estate che si preannuncia calda, e non solo dal punto di vista meteorologico. Il Delfino vuole riprovare la scalata verso la massima serie ed ecco perché non può che guardare al futuro. In casa Teramo c'è ancora da stilare la linea guida per la prossima stagione, dalla scelta del tecnico ancora non individuato alla costruzione di una rosa che dovrà essere profondamente modificata e resa meno pesante dal punto di vista economico. Sentiamo. Chiusa ufficialmente la stagione per il Teramo, è tempo di pensare alla prossima. Ancora da definire ufficialmente le caselle di direttore sportivo, con Federico che appare in netto vantaggio sugli altri, e allenatore. Ed è proprio sul tecnico che c'è l'enigma più grande, perché la riserva non è ancora stata sciolta, visto che il presidente Campitelli vuole ancora pensare a che tipo di progetto stilare dopo un'annata nella quale il Teramo ha speso tanto ma senza ottenere i risultati preventivati alla vigilia. Ad oggi Ottavio Palladini resta il più serio candidato alla panchina biancorossa, ma la concorrenza non manca. In queste ultime ore ci sarebbe anche il nome di Luca D'Angelo, abruzzese ma con esperienza maturata in Lega Pro, l'ultima delle quali a Bassano, prima della rivoluzione nel mercato di gennaio che ha quasi smantellato un organico che poi non ha saputo trovare le contromisure adeguate. Il nodo vero però sono i contratti dei giocatori. Ilaria è stato sondato dalla Fermana, neopromossa nella terza serie, ma è evidente che sono davvero moltissimi gli elementi per cui bisognerà trovare una sistemazione nel più breve tempo possibile. Dal Pescara dovrebbe arrivare l'esterno difensivo Ventola, mentre dal prestito a Cosenza
partenza rientrerà ad Orazio. Il problema col terzino di Bucchianico è valutare quanto ancora lui e il Teramo credono ancora all'ennesima possibilità da darsi a vicenda. Davanti invece sarà rivoluzione, perché Tempesti potrebbe non rientrare più nei piani del diavolo futuro. Discorso differente per Barbuti, che ha dimostrato di poterci stare nel prossimo organico. Il problema dei contratti riguarderà anche Nofri e Lupo, con cui si cercherà una via d'uscita per risolvere gli accordi in essere. È evidente che servirà a mettere mano al portafoglio anche in questo caso, con l'inevitabile conseguenza di restringere ulteriormente il budget per la costruzione della prossima rosa. Proseguiamo con il calcio a 5. Nelle prossime ore si conosceranno le decisioni del giudice sportivo per il post gara 1 di finale scudetto fra Pescara e Luparense. Resta in dubbio la seconda partita di mercoledì dopo la decisione a sorpresa del presidente Danilo Iannascoli di sospendere le attività della squadra. Il servizio è di Andrea Costantini. Cresce l'attesa per le decisioni del giudice sportivo, che nelle prossime ore emetterà i provvedimenti che seguono l'infuocata gara 1 della finale scudetto tra Pescara e Luparense. Provvedimenti che si ripercuoteranno sulla seconda partita in programma mercoledì sera a Bassano del Grappa, ammesso che si giochi, perché al momento la presa di posizione del Pescara, espressa dal comunicato di sabato scorso firmato dal presidente Danilo Iannascoli, è quella di disertare la partita con la sospensione di tutte le attività di allenamento, ma anche di disputa delle partite. Non sono mancate le reazioni in questi giorni, col presidente della divisione calcio 5 Montemurro che ha espresso il suo rammarico per la sconfitta morale subita dal futsal nel momento di massima visibilità nazionale e internazionale. La Luparense, dal canto suo, in un comunicato emesso sabato pomeriggio, non ha inteso replicare a quello del presidente Iannascoli, ma ha smentito le offese di propri tesserati verso il popolo abruzzese, confidando in provvedimenti giusti da parte del giudice sportivo. D'altro canto, l'amministrazione comunale di Pescara, con una nota del sindaco Alessandrini e dell'assessore allo sport Diodati, si è schierata al fianco del presidente Iannascoli, garantendo pieno sostegno a tutte le iniziative che saranno poste in atto dal Pescara Calcio 5. Le ingiurie subite nella prima gara di finale, si legge nella nota, non c'entrano nulla con lo sport, offendono la nostra regione, gli atleti e i tifosi. Ci attiveremo presso le sedi competenti perché i responsabili paghino. In questo clima dunque si attendono le decisioni del giudice sportivo, che dipenderanno tanto da quanto riportato dagli arbitri nel referto. Un aiuto dovrà arrivare dalle immagini che hanno chiaramente immortalato quanto avvenuto a fine partita. E questo era l'ultimo servizio per la prima edizione del TG6. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle 23. Vi ricordo anche che tutti i nostri servizi sono disponibili sia sulla pagina YouTube dell'emittente sia sul sito www.tv6.it. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.